Non più fastidiose telefonate per conoscere l'opinione dei propri clienti. Teleperformance ha messo a punto un sistema innovativo e meno invasivo che garantisce assistenza personalizzata e informazioni di qualità su abitudini, preferenze ed esigenze dei clienti che i call center tradizionali non sono in grado di offrire. Vincenzo Giliberti, Digital Transformation Leader della società. Con questo progetto, Voice First, che è cofinanziato dalla Regione Puglia e dall'Unione Europea, stiamo completamente cambiando il modo di approcciare i clienti. Adesso abbiamo messo il cliente al centro e ci stiamo trasformando da call center telefonico a contact center omnicanale, quindi diamo la possibilità al cliente di contattarci con qualsiasi canale voglia, quindi con un canale telefonico, con WhatsApp, con i social media, instant message, come vuole, decide il cliente. Il progetto ha vinto il premio Innovazione di SMAO 2022. Siamo stati premiati perché effettivamente stiamo applicando delle soluzioni di intelligenza artificiale e andiamo a investigare i contenuti delle conversazioni telefoniche o via chat o via WhatsApp, andando a trovare degli insight che di solito non vengono considerati. Quindi andiamo a fare un'analisi approfondita dei contenuti delle conversazioni, ricavando valore aggiunto per i nostri clienti e per i nostri committenti. Quali sono i vantaggi per l'azienda? Abbiamo la possibilità di dare delle informazioni che di solito non vengono considerate, ad esempio sui competitor, sui clienti, sulle specifiche esigenze dei clienti e anche sul sentiment rispetto ai prodotti e ai servizi che offre l'azienda. È la fine dei call center tradizionali? Non spariranno, si evolveranno, come ci stiamo appunto evolvendo noi in teleperformance, verso queste soluzioni omnicanali e soprattutto con servizi di valore aggiunto per i clienti e per i committenti. Teleperformance ha vinto quest'anno il premio Great Place to Work, che misura la soddisfazione degli impiegati delle società in cui lavorano. Perché sono contenti? Perché li stiamo togliendo, anche perché li stiamo togliendo tutta una serie di attività manuali, ripetitive e noiose e li stiamo portando sempre più verso delle attività consulenziali di più alto livello.